Scheletri ammassati uno sull'altro, rannicchiati nella terra. La tragedia è diventata immagine simbolica del mondo antico. Ercolano, il sobborgo di Napoli, fu inghiottita dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. I gioielli e i preziosi che la campagna di scavi dei primi anni Ottanta ha riportato alla luce ci restituiscono le esistenze private degli abitanti che qui hanno vissuto la propria quotidianità. Il loro modo di vestire, le diverse attività economiche, storie di vita di 2000 anni fa. Per molto tempo qui ad Ercolano si pensava che fosse un luogo di vacanze. In realtà, attraverso tanti documenti, noi sappiamo che era un luogo dove si producevano ricchezze. Nella mostra Splendori, il lusso negli ornamenti a Ercolano, allestita all'interno dell'Antiquarium, il museo del parco archeologico per la prima volta aperto al pubblico, sono esposti più di 200 pezzi. Di questi, un centinaio sono monili preziosi. I reperti, oltre a raccontare il gusto del tempo, svelano anche l'organizzazione dell'antica civiltà romana, dove il lusso e la sua ostentazione rispondono a precise regole sociali. La classe portante, il nerbo della società di Ercolano, erano i liberti, schiavi liberati. Sono costoro che, raccogliendo grandi ricchezze, e noi le mostriamo nella esposizione, avevano la possibilità di acquistare monili preziosi e anche il dovere, dal punto di vista dello status symbol, di abbigliarsi e di ostentarli secondo delle regole. Questo riguarda soprattutto il dress code, come si vestivano gli antichi romani. Sono circa 300 gli scheletri ritrovati nel 1982 in corrispondenza dell'antico litorale ercolanese sotto i fornici, le arcate che un tempo si aprivano sulla spiaggia e che servivano alla rimessa delle barche. È qui che i fuggiaschi hanno cercato riparo in attesa dei soccorsi dal mare. L'eccezionale scoperta archeologica ci ha restituito gli oggetti che gli ercolanesi portarono via nella fuga dalle proprie case. Gioielli, collane, orecchini, ma anche lanterne, brocche e unguentari. Tutto il loro mondo più prezioso, all'improvviso minacciato, chiedeva di essere messo in salvo. In alcuni casi gli ornamenti sono stati riposti in contenitori di fortuna insieme a gruzzoli di monete in bronzo che il materiale lavico ha poi sigillato in un unico blocco. In altri casi sono stati direttamente indossati. Un caso esemplare, noto, è quello della Signora degli Anelli che indossava una parure di doppie armille, di orecchini e di anelli, trovata con i suoi gioielli esattamente nel punto in cui erano stati indossati. I soccorsi arrivarono, sì, ma troppo tardi. Lo proverebbe il ritrovamento dello scheletro di un soldato poco lontano dai fornici. Tutto lascia pensare che il militare, un ufficiale della Marina, sia arrivato sulla spiaggia per soccorrere gli abitanti, equipaggiato di utensili che dovevano servire alla missione di salvataggio. In mostra ci sono alcuni accessori della sua armatura, come il cinturone con gladio. I reperti rivelano inoltre l'appartenenza delle vittime a classi sociali differenti. Molti sembrano provenire dal ceto medio. Non mancano però esempi di storie di vite legate all'attività svolta all'interno della città. È il caso di ritrovamenti di oggetti legati ad un mestiere. Molto interessante è il set del chirurgo o ancora cassette che contenevano all'interno materiale eterogeneo semilavorato di gemme, di gioielli, di oggetti provenienti molto probabilmente dalla bottega di un gemmario. Godere oggi della ricchezza di questi tesori ha un valore aggiunto. Infatti, i gioielli di Ercolano sono stati protagonisti di un furto clamoroso.
nel 1990 furono vittima di una rapina che sottrasse questo patrimonio solamente per pochi mesi, perché poi grazie all'intervento della Questura di Napoli, del commissariato in particolare di Portici, fu possibile dopo circa un anno recuperare quasi per intero l'intera collezione che era stata sottratta, e anche per questo la nostra mostra è una restituzione al pubblico ancora più significativa. Ed è solo l'inizio di un progetto che vuole valorizzare, anche con altre esposizioni, i reperti di un patrimonio culturale unico al mondo. Tra questi, arredi in legno carbonizzato, letti, mobili, tavolini, persino una culla. È qui, in questi oggetti, che si conserva la vita, o almeno una traccia di ciò che è stata.